Inganni, bugie, fragilità e due tragici epiloghi. Daniele ha 24 anni, un lavoro, amici, palestra, una vita normale a Forlì. Conosce una ragazza su internet, si chiama Irene Martini, è bellissima e corrisponde il suo amore. Inizia una relazione virtuale, più di 8.000 messaggi con lei, ma anche con la rete che ha intorno, Brahim, il fratello, e Claudia, l'amica. Daniele arriva a dirle che la vuole sposare, la implora di non lasciarlo, le mostra anche il suo lato più recondito, la depressione. Irene ha però qualcosa di strano, non vuole incontrarlo né farsi chiamare al telefono, non acconsente neppure all'invio di messaggi vocali. Una spirale che poco a poco stritola Daniele, che lo porterà a non sostenere più quella relazione così frustrante. A settembre di un anno fa decide di togliersi la vita. Roberto, il papà del ragazzo, non si accontenta della motivazione che il figlio ha scritto nella lettera di addio. Inizia a farsi domande, indaga, scava e nel telefonino di Daniele scopre la verità. Irene non esiste. Non esiste lei e neppure la rete che ha fittiziamente costruito. Irene in realtà è un 64enne di Forlimpopoli, a pochi chilometri. Sporge denuncia e lo porta in tribunale. Le parole, le illusioni, le sostituzioni di persone possono avere lo stesso potere di un'arma e provocarne la morte. Roberto, questo, anche il nome del 64enne, verrà assolto dall'accusa di aver provocato la morte di Daniele. Viene condannato a 825 euro di multa per sostituzione di persona. La morte di un figlio è una cosa che ti annienta. Il web ha fatto morire altre persone. Neppure questo però lo ferma. Continuerà a frequentare le chat, a inventarsi false identità, a ingannare giovani. Solo la ribalta mediatica qualche giorno fa ferma i suoi inganni, nel modo più drammatico. Nel piccolo centro l'uomo viene riconosciuto, iniziano gli insulti. Roberto non sostiene la pressione e domenica mattina deciderà di ingerire una quantità letale di farmaci.